Mio nonno si è preso cura di me fin da quando ero piccola. È stato come una mamma e un papà per te. Sì, è stato tutto. Una mamma, un papà, un nonno, un confidente. Mio nonno è la persona che mi ama di più al mondo. Molto più di mio padre. Non so che cosa farei se gli succedesse qualcosa. Non potrei sopportare il dolore. Non riesco a immaginare la mia vita senza di lui. No, Nini, non pensarci neanche, non piangere. Tuo nonno si rimetterà presto, vedrai. Sì. E nel frattempo, qualunque cosa serva per la sua guarigione, ti prometto che me ne occuperò personalmente. Non sei sola. Sta parlando sul serio? Non sono mai stato tanto serio in vita mia. Non ho mai conosciuto nessuno come lei prima d'ora. È un uomo molto speciale. Abbiamo fatto un patto e devi rispettarlo. Lo so che abbiamo fatto un patto, però Cecilia, non posso fingere con Chama per sempre. Cerca di capirmi. Ma Chama è un tesoro. Un tesoro di piombo convinto di piacermi. Devo dirgli la verità, che sono uscita con lui per interesse. No, 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 si arrabbierà. È quello che voglio. Tutto bene qui? Sì, a casa tutto perfetto, perfetto. E come mai non mi guardi? Oh, no, 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 niente di particolare. È solo che non ho avuto il tempo di radermi stamattina e non mi piace mostrarmi trasandato. Ah, che succede, Orazio? Che cosa? Che succede? Niente. Orazio? Tutto a posto. No. Sì, che cosa? Ma tu hai un bambino? No, sì, sì, va bene, sì. È il mio nipotino. Oh, ciao. Non parla ancora. Ciao. Amore, vieni con me. Sì, 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 per favore, lo prenda lei. Ecco qui. Ciao. Ci hanno sabotato i freni. Sì, hanno manomesso il tubo. Vicky ha detto che era tutto in ordine e quando Angelo ha controllato non lo era. E come sai che lei non mente? Forse è distratta come te che non hai neanche pensato di controllare l'auto. Sofia, magari è così. Sofia, perché ce l'hai tanto con me? Smettila di angosciarmi. Sai che cosa non capisco? Io non capisco perché stiamo discutendo così, invece di essere uniti, cercando di capire cosa è successo, chi ci ha fatto questo. Per me stare a discutere così è una stupidaggine terribile. Ah, parlare con me è una stupidaggine? No, non ho detto che parlare con te è una stupidaggine. Sei assurdo, basta, è finita. Io sono assurdo? Sofia, cerca di calmarti, torna indietro, dai, per favore. Le do solo 2 minuti. Sì, va bene, perfetto, grazie. Dormi, bel bambino, dormi e sogni d'or. Dormi, dormi. Ti dico una cosa, io non ti lascerò qui dentro. Anche se tuo zio non vuole, ti porterò fuori per farti respirare un po' d'aria fresca e giocare. Ti piace l'idea? Però non dobbiamo dire niente a nessuno, sarà il nostro segreto. Facciamo un piano, non devono sentirci, d'accordo? Andiamo. Nini? Nini, dove vai? Perché stai scappando via? Victor! Ti senti bene? Sì, no, è che pensavo di mettere tutto a posto, ma posso aspettare, sai, ultimamente non ho avuto molto tempo. Capisco, ma sai, volevo chiederti come sta adesso tuo nonno, come stai tu? Bene, bene, molto bene, il peggio passato. Allora, dobbiamo festeggiare l'evento. Certo, no? Bene, sì, d'accordo, mi piacerebbe molto organizzare questa cosa insieme, ci vediamo quando sono più libera. Quanto è bella quando arrossisce per l'imbarazzo. Dov'è Felipe? Com'è possibile? Mi sono perso il bambino. Di chi è quest'auto? Della mamma di Sofia. A chi è successo qualcosa? A Sofia o alla madre? Devo non capisco. Devo mostrarti una cosa, aspetta qua. Cosa devi mostrarmi? Dove vai? Qua, resta qua. Allora? È qui. È qui. E adesso che succederà? Ti do un consiglio, io da qui me ne vado perché mi sembra di sentire delle sirene. Felipe? Felipe! Restano delle riunioni ancora da definire per domani. Le vogliamo fissare nelle prime ore? Hai parlato con il cancelliere? Certo, ho parlato col cancelliere, ma ha detto che al massimo può venire la settimana prossima, mi sembra.